commerciante di Frascati ormai da 25 anni, mi occupo di arte e di antiquariato ed è proprio questa mia professione che mi ha spinto a chiedere ad Alessandro di entrare in questa avventura, perché negli ultimi anni ho visto arrivare Frascati a livello culturale, non solo commerciale, ma anche a livello culturale all'agonia. E quindi ho pensato di chiedere di partecipare per portare un piccolo contributo per la rinascita di Frascati dal punto di vista culturale e soprattutto dal punto di vista dell'identità frascatana, che non esiste più, non c'è più nulla, non possiamo offrire nulla ai nostri ragazzi, non abbiamo un centro culturale, non abbiamo più una villa dove poter passeggiare senza avere problemi anche di sicurezza, non abbiamo un teatro, non abbiamo una stagione lì, non abbiamo nulla a Frascati. I turisti non vengono più, arrivano con l'ombrellino, fanno il giro del palazzo e se ne vanno, non possiamo più offrire assolutamente né folklore né tradizioni, non c'è più una festa tradizionale, non c'è più niente. E questo mi ha portato a pensare, come diceva Alessandro prima, o me ne vado o cerco di contribuire alla rinascita. È arrivato ormai alla soglia dei 50 anni, credo di poterlo fare. La mia professionalità mi porta a volermi proprio occupare di questo settore. E quindi è per questo che sono qui. E ho incontrato Alessandro, che è una persona eccezionale, ci conosciamo da pochissimo, però siamo ecco entrati dici in che sono eccezionale. No, è così, è così. E quindi spero di poter dare un piccolo apporto per questa situazione. Ci tengo a fare una presentazione speciale adesso, perché qui c'è una persona che io ogni tanto, come dire, sbadacchio un po', gli rompo le scatole, la chiamo di notte, la chiamo di mattina presto, gli metto ansia, eccetera. Diciamo tutta la scatola. È, diciamo, la responsabile, è una candidata ovviamente di Fratelli d'Italia, ma è anche la responsabile di tutta la nostra comunicazione, quindi come staff veramente un grande applauso. Allora, buonasera a tutti. Non volevo parlare di programmi, di problemi e di soluzioni, perché i problemi ormai sono sotto gli occhi di tutti. Li conosciamo tutti, tutti viviamo Frascati e tutti la conosciamo e tutti la amiamo e tutti soffriamo nel vederne i problemi. Così come tutti sappiamo quali possono essere le soluzioni, sappiamo che servono capacità, servono competenze, servono persone che sappiano amministrare una città, servono persone oneste, tutti sappiamo quello che serve. Quello che ci tenevo a dire è che innanzitutto volevo dire che io condivido questa avventura con Alessandro e con tutti gli amici da 5 anni, quindi abbiamo fatto insieme tutto un percorso che ci ha portato fino qui. E la soddisfazione adesso, in questa tornata elettorale, è vedere che la scelta che abbiamo fatto si dimostra la scelta giusta, perché siamo riusciti ad aggregare intorno a noi anche altre persone che magari 5 anni fa avevano legittimamente fatto altre scelte. E quindi quello che credo sia importante è che stiamo ritrovando il senso di sentirci una comunità che vuole una Frascati migliore, al di là delle proprie idee politiche, al di là delle amicizie, al di là dell'essere parente, amico o conoscente di qualcuno. Ognuno di noi, tutte le persone che sono qui perché hanno avuto il coraggio di scegliere. Il coraggio di metterci la faccia, il coraggio di scendere in campo e anche il coraggio di capire che andare da soli, andare divisi non avrebbe portato a nulla e che è meglio unire le forze. Quindi vorrei ringraziare tutti e soprattutto tutti coloro che hanno scelto di raggiungerci in questo percorso. Grazie.